ottobre del 1972 i sindacati metalmeccanici indicono una grande manifestazione di solidarietà per i lavoratori del sud. Per la prima volta gli operai del nord scendono al sud. L'estrema destra tenta, con innumerevoli attentati nella notte fra il 21 e il 22 ottobre, di fermare l'arrivo dei treni speciali, ma non ci riesce. Alla mattina in 50.000 sono a Reggio Calabria. Giovanna Marini, con questa canzone, racconta questa straordinaria giornata. Treno parte, pare un incrociatore, tutti cantano bandiera rossa. Dopo 20 minuti che siamo in cammino, si ferma e non vuole più partire. Si parla di una bomba sulla ferrovia, il treno torna alla stazione. Tutti corrono coi megafoni in mano e richiamano, andiamo via Cassino. Compagni da Guareggio, tutto un campo minato, chi vuole si rimette in cammino. Dopo un'ora quel treno che pareva un balcone ha ripreso la sua processione, anche a Cassino la linea è saltata, siamo tutti attaccati al finestrino, Romostiense, Cisterna, Roma Termini, Cassino, adesso siamo a Roma Tiburtino. Il treno di Bologna è saltato a Quiverno, una notte d'inferno, i feriti tutti sono ripartiti, caricati sopra un altro treno. Funzionari, responsabili, sindacalisti, sdraiati sulle reti dei bagagli, per sfruttare meglio la massicciata, si sono tutti addormentati, dormono profondamente, sopra le bombe non sentono più niente, l'importante adesso è di essere partiti, ma i giovani hanno gli occhi spalancati, vanno in giro tutti eccitati, mentre i vecchi sono stremati, dormono profondamente. Sopra le bombe non sentono più niente, famiglie intere tre generazioni sono venute tutte insieme da Torino, vado dai parenti, fanno una dimostrazione, dal treno non è sceso nessuno. Aspettano sereni e contenti, bombe, maglie, bombe, niente, aspettano che tutta la vita
silenzio di quell'inferno che stavano a guardare.